Amici del Bardo, anche oggi eccoci qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Mettetevi comodi, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Ed iniziamo con Renee Young, perché complice un impegno pregresso di The Coach, Renee Young prenderà il suo posto al tavolo di commento durante la prossima puntata di Raw, diventando così la prima donna a telecronare dall'inizio alla fine un'edizione dello show rosso della WWE. Tra l'altro, aggiungo, l'esperienza potrebbe essere propedeutica per Renee anche in vista di WWE Evolution, l'evento speciale tutto al femminile di ottobre, che potrebbe nuovamente avvalersi di lei in tale ruolo. Vi ricordate che si parlava di un tavolo di commento tutto al femminile? Beh, se questa prima volta di René dovesse andare bene, dovesse funzionare, beh, allora i semi lanciati potrebbero diventare alberi e frutti proprio a Evolution. Stiamo a vedere e soprattutto stiamo a sentire. Durante i recenti allenamenti al Performance Center, purtroppo Maria Kanellis ha subito la rottura di un polso. Questo la costringerà a 6 settimane di inattività in quanto a pratica nel ring. Col polso fasciato, gessato, eccetera, capite bene che non è possibile testare né ricevere le mosse. È molto pericoloso. Invece Maria dovrà limitarsi a lavorare sul fattore aerobico, che è importante, però è solo una parte della preparazione. La ragazza tuttavia sui social ha scritto che non si lascerà abbattere da questo incidente di percorso, il che mi piace, denota una certa determinazione, e ha aggiunto che continuerà a dare tutto per riuscire a partecipare proprio a WWE Evolution, che è un po' il punto d'arrivo supremo per tutte le ragazze attualmente sotto contratto con la federazione. Attraverso un video ufficiale la WWE ha confermato che Aleister Black non combatterà a NXT TakeOver Brooklyn. Purtroppo la brutta notizia era nell'aria da un paio di giorni e arriva a seguito dell'infortunio subito una decina di giorni fa da Black, del quale vi ho anche dato conto in questa videorubrica. Il general manager William Regal, di conseguenza, ha annunciato il nuovo main event della kermesse, che vedrà Tommaso Ciampa contro Johnny Gargano, stavolta in un last man standing match, con ovviamente in palio il titolo di campione di NXT. Ora c'è una cosa un po' curiosa, perché il profilo Twitter WrestleVotes ha trovato una statistica particolare che condivido volentieri con voi. Quella che ci apprestiamo a vivere sarà infatti la 31esima edizione di SummerSlam, eppure sarà la prima in assoluto nella storia dello show a non vedere nel ring uno tra Bret Hart, The Undertaker, John Cena e Triple H. Cioè, in passato sempre almeno uno di questi quattro ha fatto parte dello show più caldo dell'estate. Stavolta, salvo sorprese al momento inaspettate, invece non sarà così. Il Wrestling Observer, che è una fonte molto attendibile di solito, riferisce che Rey Mysterio ha sostanzialmente rifiutato alcuni ingaggi propostigli per i mesi a venire. Segno che qualcosa che bolle in pentola con la WWE c'è e come. Come ormai credo di avervi detto in molte salse e numerose volte, l'atleta mascherato potrebbe davvero tornare nella federazione dei McMahon a partire dalla fine dell'estate. Quindi se siete suoi tifosi oppure se vi fa piacere rivederlo combattere, ancora un po' di pazienza. Parlando di ritorni,
quello di Bobby Fish a NXT è per ora previsto tra novembre e dicembre, con l'atleta che sta rispettando e anzi addirittura anticipando i tempi di recupero inizialmente previsti dalla sua tabella di marcia. Quindi anche qui un po' di pazienza e l'Undisputed Era tornerà al completo. Ricochet, che è un altro nome importante del roster di NXT, sta invece combattendo con diversi acciacchi e anche per questo motivo la frequenza dei suoi match sin qui è stata molto bassa e limitata. Restando a quanto riferisce il Wrestling Observer, Nia Jax probabilmente è ferma da diverse settimane semplicemente per un fattore legato alla stanchezza e allo stress e non per via di un infortunio specifico o particolare. La situazione generale connessa all'atleta rimane comunque parecchio indecifrabile e io ho come l'impressione che magari nelle prossime settimane salterà fuori qualcosa di un po' più dettagliato, perché io oggettivamente a questa cosa credo un po' poco. Ci sono brutte notizie anche per Jason Jordan, accidenti. Non ci voleva, perché il combattente sembrava pronto al rientro già un mesetto fa, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato. Tuttavia pare che i postumi dell'infortunio al collo e della successiva operazione continuino a farsi sentire. Anche per questo, in via precauzionale, la WWE per ora non ha piani specifici per il combattente, il cui status nella narrativa della federazione verrà probabilmente ridiscusso dopo SummerSlam. Ma ad ora fare previsioni su Jordan è veramente impossibile. E ripeto, per me è un peccato perché è un atleta che mi piaceva molto vedere combattere. Di recente Kurt Angle ha dichiarato di sentirsi in una forma fisica ottimale per un ulteriore match. E allora adesso entrate in gioco voi. Dite a Roventi, qua sotto nei commenti, ditemi, qualora ciò fosse possibile, contro quale attuale star WWE vorreste vederlo in azione? Attuale star WWE. E poi ditemi anche il perché. Chi scegliete e perché? Volete qualcosa connesso alle storie attualmente in corso, quindi contro Baron Corbin? Oppure volete qualcosa che va contro le storie ma che può regalare un dream match, che ne so, contro Daniel Bryan? Qua sotto aspetto di leggere le vostre considerazioni. Chiudiamo con una notizia abbastanza incasinata che spero di rendervi potabile. Allora, Colt Cabana ha querelato CM Punk. Chi è Colt Cabana? È un ex lottatore, credo che combatta ancora saltuariamente, che insieme a CM Punk ha condiviso buona parte della gavetta. Poi Punk è riuscito ad esplodere in WWE, Cabana no, ed è tornato nel giro delle federazioni minori. I due, se avete prestato un po' di attenzione, hanno vinto di recente una causa intentata loro dal dottor Aman. Punk e Cabana sono stati grandi amici nel corso della loro esistenza, ma i rapporti negli ultimi anni si sono un po' incrinati. La causa però del dottor Aman un pochino li aveva riuniti. Questo medico, questo dottore, di cui si serve spesso la WWE, anni fa fu accusato di scarsa professionalità durante un podcast di Cabana proprio da CM Punk, che ne era ospite e che a quei tempi era ancora furibondo per la fine del suo rapporto lavorativo con la WWE e per quella che lui riteneva una supervisione medica della federazione assolutamente carente. E a visitare Punk era stato principalmente proprio questo dottore. Il processo tra le parti, come vi dicevo, è terminato di recente, proprio pochi giorni prima della sconfitta, la seconda di CM Punk in UFC. E dunque Aman, che aveva intrapreso le vie legali per difendere la sua reputazione, ha perso.
Questo il verdetto del tribunale. Ma ora nasce un problema grave che ha portato a questa ulteriore causa. Perché Punk e Cabana, che hanno vinto, devono comunque pagare le spese legali della loro difesa. Spese che al momento ammonterebbero a circa $515,000. Mortacci de Pippo, che botta! Cioè, sono tantissimi. $515,000. Cabana, che ovviamente non ha avuto la possibilità di incamerare denaro come Punk, visto che la sua carriera è stata molto più modesta, pensava di non dover provvedere a parte della cifra, forte a suo dire delle rassicurazioni di Punk, che gli avrebbe garantito che ci avrebbe pensato lui alla parte economica della situazione. Ora invece pare che Punk desideri dividere a metà queste spese, e da qui è partita l'azione legale di Cabana, che sarebbe sostenuta da messaggi privati e anche da alcune mail che le parti si scambiarono prima che si arrivasse poi alle udienze. Ora, noi non siamo né giudici né giuria, quindi non tracciamo verdetti, ci limitiamo a discutere delle notizie. Fatto sta che Cabana, come risarcimento, chiede una cifra totale che si aggira attorno al $1,200,000. E la cosa, a meno che le parti non si accordino fuori dalle sedi preposte a fare giustizia, e la cosa credo che prima o poi possa anche arrivare a un momento clou in tribunale, visto che comunque Cabana di pagare $260,000 circa di spese legali, ecco, non mi sembra ne abbia molta voglia. Ecco, spero di avervi fatto ben capire la situazione, perché era un pochino particolarmente ingarbugliata, anche e soprattutto per chi segue un attimo distrattamente il mondo delle notizie collegate al pro wrestling. Direi che ho terminato anche per oggi. Prima però vi ricordo, come al solito, che con educazione potete commentare qua sotto tutte le news che ho condiviso con voi. Fatelo, lasciate un bel pollice in su, perché aiutate il canale nella sua vita, gli date un po' di forza e di tonico rinfrescante. Poi domani e domenica alle 18, wrestling sotto l'ombrellone, mini video, un tema da trattare, belle discussioni, non mancate. E domenica a mezzogiorno, nuova edizione di Chiedi al Bardo. Anche nel weekend, anche ad agosto, io ci sono sempre. Va bene, grazie mille per l'ascolto, vi lascio alle altre vostre attività, ma noi sappiate che ci troviamo prima, presto, sempre solo qui, sul canale del Bardo. Alla prossima. Ciao!